arrivati a Metropolis, un gesto, un volto, un colore, un dettaglio, una strada, fermati per sempre con un click. La vita, la gente, gli avvenimenti nelle immagini più belle di chi le notizie le racconta e le guarda attraverso la lente curva della macchina fotografica. In quest'ultima puntata di questa lunghissima stagione di Metropolis vogliamo riavvolgere il nastro degli avvenimenti, delle notizie più importanti avvenute nella città di Roma, e lo facciamo con l'aiuto di due professionisti della fotografia, due fotografi che lavorano per importanti quotidiani nazionali. Allora li presento subito. Benvenuta a Yara Nardi, fotoreporter di diversi quotidiani, adesso lo racconteremo. Grazie. E benvenuto a Carlo Lannutti. Buonasera. Grazie Carlo per grazie essere qui. Allora, ultima puntata, lo dicevo prima, di questa stagione che è stata molto lunga, molto intensa, 38 puntate, durante la quale abbiamo raccontato insieme ai circa 150 ospiti che ci hanno raggiunto qui in questo studio la vita della città nei suoi diversi aspetti, i fatti, i protagonisti, il retroscena, dall'economia alla cronaca, dalla politica alla cultura. E allora, per chiudere questo nostro metaforico sipario, abbiamo scelto di fare questo viaggio a ritroso prima di darci appuntamento a settembre, quando poi ricominceremo con una nuova stagione. Allora, le prime domande, Carlo e Yara, sono un po' sul vostro lavoro, no? Il lavoro che sta dietro le quinte, perché poi noi vediamo quello che voi fate, le vostre immagini, le vostre fotografie, però spesso non vi conosciamo, no? Non sappiamo com'è il vostro volto e non sappiamo com'è il lavoro che svolgete per strada. La prima domanda, Carlo: com'è la vita di un fotoreporter? È bella e dura, però emoziona tantissimo, ancora, anche se il lavoro è cambiato, però... 22 anni sulla strada, possiamo dire. Sì. Hai iniziato quando il lavoro del fotografo era completamente diverso da quello molto diverso, ora. Quindi sei passato dai settimanali inizialmente e poi dal 2000 nei quotidiani esatto, nazionali. E siamo passati dalla pellicola al digitale. Soprattutto, questa è stata la rivoluzione più importante. La rivoluzione è anche un po' la colpa che attribuisco a questo lavoro, no? Prima c'era l'emozione, c'era l'alchimia, c'era l'attesa del rullino, no? Ti muovevi diversamente, adesso la vedi, la scatti, oppure vedi la gente in giro col telefonino. Ci vuole sempre l'occhio, ci vuole l'occhio, la macchina, l'obiettivo e soprattutto la testa e il cuore. Non te la cavi così, perché fra un po' me le racconti nel dettaglio le cose. Yara invece è una giovane fotografa, possiamo dire della nuova generazione, quindi tu sei nata con la macchinetta digitale in mano, possiamo dire, no? Quindi Sì, ho avuto poche esperienze in pellicola, comunque non per lavoro, sicuramente non ci giocavo con la pellicola. Com'è la vita della fotografa? Come la stai vivendo e come... È bella, io penso di fare il lavoro più bello del mondo, ne sono profondamente convinta. È difficile, perché sotto tanti aspetti è difficile, poi per una donna forse lo è un po' di più, però è bella, ti dà soddisfazione, te ne dà poche ma ben piazzate, diciamo. È vero, che Carlo, che per una donna è un po' più complicato fare questo mestiere? Sì e no, con vantaggi e svantaggi, però sicuramente una donna con la macchina fotografica, con la borsa, con i pesi, anche per chi la vede poi in giro, no? Pensano che forse sta giocando, ma in realtà non sta giocando. Anche ritrovarsi in determinate situazioni a volte è quello, non è poi semplice, a quello, no? Insomma. No, non lo è. Però lei è brava, è forte. No. Lui è buono. Adesso le vedremo, le foto sono straordinarie. Senti, un'altra domanda volevo fare proprio per iniziare, e poi partiamo con le immagini e col racconto. Cos'è che rende una foto pubblicabile su un giornale? Cosa deve avere una fotografia per essere scelta? Io o lei? Vai, Carlo, e poi Yara. Secondo me deve...
deve raccontare senza leggere la didascalia. Io devo capire da quella il lavoro nostro è quello, far capire che cosa è successo con uno scatto, cioè riassumere tutto l'avvenimento. Quindi deve essere descrittiva, deve essere bella, deve essere istantanea, deve essere quello che la cronaca. Poi abbiamo anche il tempo per fare le altre belle, però l'impatto visivo è quello lì. Deve dare tutte le informazioni. Chi la vede dice è successo questo ieri, è successo questo a Roma o nel mondo. Anche perché ultimamente sono sempre più spesso i giornali pubblicano anche la cosiddetta fotonotizia, no? Esatto. Quindi proprio la fotografia che non ha bisogno di didascalia né di testo del giornalista, perché racconta tutto di per sé e diventa notizia la foto, no? Esatto, meno male. Meno male. Yara, secondo te? No, è vero quello che dice Carlo, è assolutamente vero, deve parlare, deve raccontare, può ingannare perché comunque è sempre un'immagine, quindi dipende anche molto da noi, abbiamo una responsabilità in questo a cui non ci dovremo mai sottrarre. E poi sì, deve essere indubbiamente una bella foto. Io ancora il lato estetico ancora ci credo molto, poi è ovvio che dipende dalla situazione, insomma, come dice lui prima, scatti d'impatto perché comunque è cronaca, è immediato, e poi magari dopo stai più attento e fai le finezze, però... Lavorare e fare il fotografo di cronaca a Roma piuttosto che in altre città è diverso, insomma ci sono differenze, cambia, è più complicato, è più... Secondo te, Carlo? Ma io non farei differenza tra Roma, forse le distanze. A Pescara probabilmente ti sposti più facilmente, i contatti sono più vicini. Qui vai su un fatto di cronaca, parti dal centro e arrivi all'ottavo municipio, cambiano le istituzioni, cambia la polizia, cambia la municipale. Devi conoscere a basto raggio, devi saperti muovere a basto raggio, però Roma, le distanze sono come muoversi da una cittadina all'altra. Sì, però con il vantaggio che quando vai di corsa con la moto o con lo scooter dici quanto è bella questa luce, questa è bella questa rigorosamente città. Rigorosamente in moto voi vi muovete? Solamente in moto, io la macchina non so neanche... Non penso che a Roma ci siano altre possibilità di movimento. Ma quanti chilometri fate al giorno? Dipende dai giorni, però tanti. Io ho bruciato 3 motori della moto. Tanti, è una vita passata sulla moto, sicuramente. Sulle due ruote. Sì, esatto. Sì. Non c'è. Allora, io vorrei iniziare questo nostro viaggio all'incontrario, quindi raccontare un po' le notizie, i fatti che abbiamo raccontato con gli approfondimenti durante l'anno, quindi con tanti ospiti in studio, però li vogliamo raccontare con le immagini, ma non con le immagini, le nostre immagini, quelle delle televisioni, no? Con cui siamo abituati a vedere le cose, ma con gli scatti, quindi delle foto che raccontano un istante, raccontano un gesto, raccontano un'espressione, e c'è differenza rispetto ovviamente alle immagini video, è proprio un altro lavoro. Sì, però la gente vede la televisione, la foto sul giornale ti devi fermare, devi avere il tempo per vedere il giornale, per leggerlo e per guardare le immagini. La televisione è più immediata, perché stai facendo qualcosa, senti, oggi a Roma ti giri a guardare, il giornale lo devi avere un po' più di tempo per guardarlo, però servono tutte e due, serve la televisione e serve... Allora iniziamo con l'evento di ottobre, quello su cui ci siamo soffermati moltissimo grazie proprio anche a tante immagini che sono state scattate, alcune sono diventate famosissime, insomma hanno fatto un po' il giro del mondo, gli scontri del 15 ottobre, quindi gli scontri in Piazza San Giovanni in particolare, ma non solo, in tutte le vie del centro, una sorta di guerriglia urbana possiamo definire. Quel pomeriggio del 15 ottobre era stata indetta la manifestazione dai cosiddetti indignati, ma poi nella folla
hanno preso il sopravvento un gruppo di persone incappucciate che insomma, si è letteralmente scatenato prendendo d'assalto le forze dell'ordine con sassi e sanpietrini. Cinque ore lunghissime di violenza che sono state raccontate sotto tanti aspetti, un centinaio di persone finite all'ospedale e la città purtroppo ridotta ad un campo di battaglia. Allora le vediamo insieme queste immagini, le commentiamo, queste sono tue, Carlo? Sì, questa è mia. Questa è tua? Questa è sì, la statua della Madonnina all'angolo di via Labicana, la chiesa di via Labicana, dove sono entrati dentro, l'hanno presa e l'hanno distrutta. Era un modo di far vedere anche, che ne so, sacro e profano. Il sacro e profano, cioè, quindi il sacro che è stato... E la Madonnina. Mi incuriosiva questa immagine con le macchine in fiamme dietro. Anche dal punto cromatico è particolarmente bella. Sì, no, era fatta per terra, bisogna sdraiarsi per terra, far vedere. Era anche difficile tecnicamente da realizzare. E poi, senti, c'era la fila. Cosa si prova quando si sta in mezzo alla folla con una macchina fotografica in mano, in mezzo a una folla scatenata, no? Perché io sono finito in ospedale. Tu sei finito in ospedale? Io sì, sono finito in ospedale. Che prima è successo? E una carica della polizia, io ho preso un po' di manganellate e sono finito in ospedale. Ah, ecco, quindi questo è quello che... Io due punti su uno stinco, quindi... Siamo... Te due punti su uno stinco? Cioè, quindi io siete finiti tutti e due... Sì. Io al San Camillo. No, ma io direttamente in piazza, dentro al tendone della Croce Rossa ricucita. E che ti è successo a te, Yara? Cosa è accaduto? Niente, ero in piazza San Giovanni, stavo fotografando e a un certo punto mi è arrivato un sanpietrino... parecchio pesante, sanpietrino insomma, sul piede, sì, proprio qui sullo stinco, ma lì per lì nemmeno ben realizzato in realtà quello che era successo. Poi è stato un infermiere della Croce Rossa che mi ha vista, che diceva che mi continuava a scorrere sto sangue, ma io stavo là e continuavo imperterrita io con la continuavo tua imperterrita, perché lì per lì sarà stata probabilmente la botta d'adrenalina che non mi ha fatto realizzare bene. Vabbè, insomma, due punti, non è che chissà. Però io pure insomma, volevo continuare, in mezzo alla folla. hai perso quasi conoscenza. Sì. Queste sono di Yara. Sì, queste sono mie. Queste sono tue? Sì. Raccontami un po' qui che cosa vedevi. Qui questa foto mi ha dato particolarmente soddisfazione, penso di tutto l'anno poi appena trascorso, a questa foto ci tengo molto. È la tua preferita? È forse una delle mie. Ha giocato molto la fortuna in questa foto perché ok, qui eravamo a Piazza San Giovanni e la polizia stava sparando con gli idranti, sì, verso i manifestanti. E c'erano questi due manifestanti che correvano e poi questo fascio di questo arcobaleno che è entrato e mi ha regalato questa luce bellissima. Cioè io ci ho messo poco, ben poco, in realtà c'è stata tanta, un bel po' di fortuna in questa foto. Però... Ma l'hai vista all'istante nell'obiettivo questa immagine? No, ecco, quello è stato uno di quei giorni in cui io non ho mai guardato non ho né riguardavo le foto perché mi guardavo le spalle. Non c'era dentro. Mi stavo guardando le spalle. E, no, nell'obiettivo no, non l'ho vista, l'ho vista dopo. Cioè ho visto loro, poi dopo ho realizzato che c'era questo che c'era una cosa di arcobaleno dietro. Sì. E tra l'altro è tutta sfocata dietro, quindi... Sì, era appunto poi questo, tutta l'acqua che insomma copriva, loro che spuntano fuori. Bella. Bella, vero? Ci tengo molto a questa foto. Bella. Ma come si riesce in quei momenti così di confusione generale con la gente che corre? Perché cioè, immaginiamo, no, il momento concitato. Come si riesce a cogliere magari quel dettaglio che poi crea la foto perfetta, no? È l'attenzione. Intanto fare attenzione a quello che accade, come diceva Yara, guardarsi le spalle. Nella macchina fotografica vedi tutto più piccolo o tutto più amplificato, perché se usi il teleobiettivo o usi il grandangolo, i sassi che arrivano, i sanpietrini, noi li vediamo piccoli, 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 perché... usiamo un grand'angolo. Questa anche è bellissima. Questa è la mia, questa è
dovrebbe esserci, io sul monitor non la vedo, c'è un ragazzo con il tubo del giardino tentava di spegnere la macchina del papà. Stava anche lì. Qua c'è la luce che fa la sua, sì, che ha il suo ruolo, eh? Sì, quella diciamo è un po' di fortuna, cioè, è come l'arcobaleno, c'è il sole, l'arcobaleno stanno lì, è sempre cercata, nel senso, e fa molto effetto perché è sempre un controluce, ci sono le fiamme, c'è il lucido sulla strada, e poi io da qui non la vedo, ma ci sta questo ragazzo con il tubicino, che con l'idrante che cerca, no, di proprio il tubo del giardino di plastica che cercava di spegnere, ormai era fatta, quindi dicevi, Carlo, l'attenzione, il fatto che la concentrazione, che sì, anche in quel momento riesce, ci devi riuscire perché devi fare la foto, non puoi perdere una foto perché potrebbe essere una foto importante. Quindi devi lavorare di più, ancora di più, ancora più concentrato, facendo sempre attenzione però. Allora, cambiamo argomento e andiamo invece a un avvenimento completamente diverso, e passiamo al mese di novembre, il mese che tutti ricordiamo come la fine di un'era, no? Possiamo dire, quello dell'era Berlusconi. Quindi il 12 novembre alle 21:41 il Premier Silvio Berlusconi si dimette, quindi rassegna le dimissioni e le consegna al Presidente della Repubblica. È un momento particolare per il nostro paese, tante persone scendono in piazza, chi per festeggiare, chi per contestare, e voi anche in quel momento eravate lì e avete ripreso questo momento della nostra storia, no? Politica, anche con delle foto magari che colgono dei piccoli particolari, no? Allora, adesso vedi, questo è Monti, perché poi insomma, dopo Berlusconi ovviamente c'è Monti, questa è la prima volta che lui si affaccia. Questo qua me la ricordo bene perché ero andato la mattina, era un sabato mattina, e lui alloggiava ancora all'Hotel Forum con la signora. E come tutte le mattine stavamo fuori ad aspettare che uscisse, perché andava o al Quirinale o andava, c'erano tutte le consultazioni tecniche, e lo seguì con la moto e entrò a Palazzo Chigi. E ho detto, vabbè, ho fatto che entra a Palazzo Chigi, va bene, mi vado a fare, che ne so, una passeggiata, mi metto ad osservare qualcosa, e è uscito. Quella, la fortuna che è qui, sì, a volte, sì, no, quella, sì, no, quella, deve quella aiutare, dire, per forza. Però era il primo giorno, quello era il primo giorno che è andato a vedere gli appartamenti, e poi il giorno dopo si è insediato a Palazzo Chigi, quindi è andato a fare il sopralluogo per, era carina, era molto. Sentite, che ruolo avete voi nei confronti della politica, no? Cioè, nel senso, qual è il rapporto, ma soprattutto quanto c'è bisogno di voi, cioè quanti politici hanno bisogno del vostro lavoro, dei vostri obiettivi? Fa sorridere questa domanda, perché questa domanda mi rimanda un po' a uno degli ultimi episodi di quando non fecero entrare dei colleghi questa Camera. Dopo la commentiamo la un attimo, perché questa, sì, è bellissima, perché questa è proprio questa, il racconto attraverso un, sì, simbolo, sì, no? Quasi. Sì, quindi, sì, sì, questa che. E qua stavamo davanti. Quindi, no, no, eravamo davanti a Montecitorio. No, nemmeno, adesso forse mi viene in mente dove eravamo davanti la eravamo davanti casa di Berlusconi, Palazzo Grazioli, davanti luoghi, Palazzo Grazioli, eravamo lì, e c'era la folla, c'era tutta gente riversata là davanti che contestavano, l'autobus che non riusciva a passare, eccetera. E poi a un certo punto, mentre facevo le foto tipiche alla folla, eccetera, alzo lo sguardo e al palazzo davanti c'era questo bambino seduto davanti questa finestra con questo cartello, e era bellissimo. E questa era la foto. Era per me quella, sì, per me quella era, infatti ho scelto questa e non magari le altre foto della folla esultante, che sì, assolutamente, però ecco, questa era, poi insomma, bambino non proprio dai tratti tipicamente, esatto, italiani, certo, quindi ancora più soddisfazione. Senti, e quindi dicevi il discorso del. Sì, tornando alla domanda che mi facevi prima, mi faceva sorridere perché pensavo a uno degli ultimi incontri che c'era stato tra Casini, Bersani
e postarono, non fecero entrare insomma i fotografi e postarono la foto su Twitter, poi foto che ripresero le maggiori testate, sì, te la ricordi, ricordo, tu, sì, no? Sì. E non fecero entrare i fotografi, che erano ore e ore che aspettavano di poter entrare. Quindi per questa, insomma, in sé in realtà è già una mezza risposta, nel senso che hanno bisogno di noi, però la maggior parte ultimamente quando vogliono loro, ecco, alla camera soprattutto il fotografo ha una responsabilità anche maggiore, se vuoi, piuttosto che alla tipica conferenza stampa, perché certo, comunque stai su, vedi... Vedi quello che non vedono, di quello hai il che panorama che accade, di quello che io cittadino normale magari non non puoi vedo, vedere, non certo, posso vedere, quindi... Siete quasi degli infiltrati quando state là e potete, sì, magari captare... Sì, dei... siamo gli occhi indiscreti, ecco, di cui magari farebbero un po' volentieri a meno a volte, farebbero, no? Sicuramente a meno, farebbero sicuramente a meno, ci hanno anche provato, diciamo, a restringere la nostra... e questo, diciamo, è il vostro ruolo quando siete scomodi, no? Però poi invece... Sì, perché sullo stesso avvenimento io c'ho una cosa da raccontarti. Ecco, questo è Berlusconi che... Sì. L'addio di Berlusconi. Questo è l'uscita dal Quirinale. No, questa mi sa ancora l'entrata. O l'uscita, insomma, perché c'è la sequenza dell'entrata e dell'uscita. E a proposito di Berlusconi, quando andava a comprare le collanine... alle gioiellerie di Corso Vittorio, c'era la gioielleria e c'era poi quell'altra con le collanine, se voleva ci faceva fare le foto, se non voleva, se quel giorno aveva deciso che non si potevano fare foto, e facevano in modo che la scorta si mettesse. E quindi voi rimanevate in attesa che lui decidesse però cosa fare? In ogni caso eravamo lì a testimoniare, però per capire il meccanismo di un politico, se io voglio sono qui, prego entrate, se esatto, non voglio metto davanti l'apparato della sicurezza e non vi faccio fare una foto. Ieri diceva prima, no, a volte si attende ore, no, prima di poter, sì, poi, sì, mettersi, sì, a lavorare, no, è un lavoro scattare, fatto di attese, è un lavoro fatto di attese, attesa, corsa, sbrigati, di corri, di corse, sì, magari. Quindi stai 3 ore senza fare nulla, a volte aspettate una marea di tempo e poi in 10 secondi dovete riuscire, esatto, a fare tutto, succede tutto, 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 sì, succede tutto. Questo è il Quirinale, e la folla fuori al Quirinale, e questa, sì, è la gente che, bellissima, sì, la gente che esultava in qualche, sì, modo per quello che stava, faceva riferimenti, accadendo, le attività politiche. Allora, iniziamo l'anno e andiamo ad un evento di cronaca, quindi dalla politica, abbiamo scelto invece delle foto che ci portano nel cuore della cronaca nera, uno degli eventi che ha suscitato più scalpore quest'anno, che insomma ha toccato anche un po' tutti noi, l'omicidio d'inizio gennaio che c'è stato a Tor Pignattara, quindi neanche il tempo di festeggiare l'arrivo del nuovo anno, e la città piomba nello shock con l'uccisione di quest'uomo cinese, la sua bimba di 6 mesi che aveva in braccio, proprio sul portone, sì, del suo appartamento a Tor Pignattara. La notizia appunto sconvolge tutta la città, ma soprattutto la comunità cinese, che è molto numerosa a Roma. E quella strada, quella piccola strada di questo quartiere è stata ripresa, fotografata le più diverse e disparate ore del giorno e della notte durante quei giorni. Poi ricordiamo anche che pochi giorni dopo uno delle due persone ricercate è stata trovata impiccata in un casolare abbandonato. E queste, eccole qua, queste sono le fotografie di quel palazzo, che sono un po' il simbolo, no, della violenza che si è scatenata negli ultimi mesi a Roma. Raccontatecele voi queste foto, come le sono, come le hai scattate, e soprattutto la domanda che mi viene da fare in questo contesto è la fotografia e il dolore, no? Quindi come ci si accosta in questi momenti alle persone che stanno soffrendo, magari che hanno appena vissuto una tragedia? È difficile, sicuramente
stando un passo indietro, sia emotivamente che anche fisicamente. Uno ci dovrebbe provare, poi non sempre è così. In questo caso specifico, questa fotografia era appena finita la fiaccolata che abbiamo visto prima, e era finita sotto casa della coppia, e lei è la nonna, se non ricordo male. E arrivati insomma sotto casa, hanno acceso delle candele, hanno portato dei fiori, e poi lei si è buttata letteralmente in un pianto disperato. E come ci si accosta a una scena del genere? Bisogna rimanere, bisogna tentare per quanto possibile di restare freddi. Non sempre ci si riesce, io personalmente in questo non sono mai stata troppo brava, quindi lì per lì scatti tutto, poi magari decidi in seguito cosa mandare e cosa non mandare, cosa ti sembra opportuno. Quindi il lavoro di selezione in qualche modo poi si fa a mente lucida, si prova, no? A fare a mente lucida, sì. Io penso che vada fotografato tutto, poi dopo si sceglie in base a un'etica, in base alla propria visione. Al rispetto anche per il dolore. Al rispetto per il dolore. Qui però magari una riflessione sul fatto che chi guarda purtroppo ha voglia sempre più di vedere cose forti, no? Sì, anche se poi spesso chi guarda e ha voglia di vedere cose forti poi è lo stesso che ti addita per strada come sciacallo. Sì. Noi siamo sciacalli. Perché noi così siamo così siamo visti, soprattutto quando arriviamo in un fatto di cronaca nera, siamo spesso additati come sciacalli. Però giustamente, come dici te, poi magari sono gli stessi sono le stesse persone che magari la fanno, sì, che la fanno di soppiatto col cellulare, o magari non la fanno, però poi comunque comprano il giornale, guardano i TG, comunque gente mediamente informata, che poi non è che se vede una fotografia smette di guardarla. Certo. È ipocrisia, c'è anche tanta ipocrisia, perché noi comunque ci mettiamo la faccia tutti i giorni stando per strada. Certo. Carlo, te che comunque insomma questo lavoro lo fai da tanti anni, ci sono momenti in cui magari quasi non ci si riesce a scattarla quella foto proprio perché, oppure diciamo che fa parte talmente tanto del mestiere che appunto, come dice Yara, si riesce a rimanere freddi e poi magari ci si riflette dopo su quello che stavo pensando una cosa mentre rivedevo il sangue. Sì. La cronaca nera non la faccio da tanto tempo, però mi capita di farla, ma l'ho fatta e pensavo di avere, come si dice, il pelo sullo stomaco. No? Dopo tanto tempo vedi cose bruttissime e diventi quasi freddo, no? Diventi distaccato e cinico. Invece no, rivedendo queste cose adesso, a distanza di anni, mi coinvolge emotivamente questa cosa, anche se poi devo staccare il mio ruolo di persona, il mio ruolo di fotografo, devo fotografare, poi dopo rifletto, se è troppo invadente, se è troppo irrispettosa, quella foto non la mando, non la scelgo. Però in alcuni casi, se è anche un po' forte, va mandata, perché è un pugno nello stomaco a chi sta a casa, a chi legge il giornale, a chi sta comodamente sul divano. Quindi ogni tanto serve uno stimolo forte alle persone. Però ci emozioniamo ancora nel bene e nel male. Non siamo macchine ancora, quindi... Questo forse è la cosa più bella, no? Poi sì. Il fatto che non sia un computer a farle queste cose, sì, ma sì, che dietro ci sia comunque una persona. Ci nascondiamo dietro la macchina, ma in realtà ci siamo fisicamente. Allora, ci dobbiamo fermare per una breve pausa. Rimanete con noi, tra poco ancora tantissime immagini da guardare insieme, a tra pochissimo.
Bentornati a Metropolis, questa sera una puntata particolare, l'ultima della stagione. Allora abbiamo deciso di ripercorrere alcuni degli eventi, delle notizie, dei fatti più importanti dell'anno con le immagini di due fotografi professionisti, due fotografi che lavorano per i quotidiani. Allora stiamo raccontando anche proprio il loro lavoro, come si svolge, e commentando queste immagini così particolari da tanti punti di vista. Riprendiamo con il mese di febbraio, perché oddio, a pensarci adesso fa un po' sensazione, no? Visto che stiamo morendo di caldo, ma invece il mese di febbraio è stato un mese ghiacciato, con tanta neve, tantissima neve che è caduta sulla città, una di quelle annate che rimarrà nella storia, no? Come quella del 56 o quella dell'86, e queste sono le immagini, adesso le vediamo tutte, che abbiamo scelto per ricordarci di questa nevicata romana. Eccole qua, Carlo. Sì, queste sono le mie. Queste sono le tue. Dove siamo qua? Questo è il Parco degli Acquedotti, tra l'Appia e la Tuscolana, quindi proprio l'acquedotto Felice, i resti dell'acquedotto Claudio, e quella prima era Piazza del Popolo, questo con gli omini che sembravano dei piccoli pattinatori così. E questa perché abito qua vicino passando a piedi, perché non c'erano autobus, non c'era nulla, in moto non si poteva, perché noi giriamo in moto, certo, non si poteva circolare, sono andato a piedi a prendere la metro. Quindi dall'Appia alla Tuscolana ho attraversato il parco. Un trauma per voi andare a prendere la metropolitana. Eravamo vestiti poi da neve, no. In più con le macchine, il computer, tutte il rischio. Quindi mentre gli altri potevano comodamente rimanere a casa, questa è molto interessante, adesso la vediamo. Voi ovviamente dovevate stare lì sul campo, non è che potevate rimanere, perché se no, insomma, che fotografi siete, non no? Se non documentate. E quindi anche muovervi da un capo all'altro della città è stato particolarmente difficile. Sì, questa, Carlo, perché non solo cartolina, no? È vero che la neve, Roma innevata, è un'immagine talmente particolare, poi con così tanta neve, che diventa un po' una foto esteticamente molto bella, una foto cartolina, ma in realtà c'è anche un altro obiettivo in questi sì, scatti, no? C'è l'emergenza, no? L'emergenza, e la neve fa anche questo, l'albero, il pino secolare che cade su una macchina e su casa, l'albero sta dentro una casa, e quelli sono i proprietari che commentavano l'accaduto, quindi c'era la Roma innevata, la cartolina innevata, bellissima, e poi c'era il risvolto della medaglia, l'emergenza, sì, l'emergenza. Poi c'era l'emergenza vera, il rischio, il pericolo, cioè non è solo lo slittino con la palla di neve che si tira il bambino, c'è anche questo. La infatti una città che inizialmente è andata completamente in tilt, con il traffico paralizzato, e poi a un certo punto il deserto, con la gente rinchiusa dentro casa. E solo fotoreporter in giro. Scuole chiuse, e supermercati senza più prodotti da vendere, sì. e purtroppo appunto le persone che hanno avuto dei danni. Questa, vabbè, insomma, siamo al Campidoglio, il simbolo di Roma, il nostro Marco Aurelio con la neve. Sì. Questa è sempre la... Questa mi piaceva perché cambia la luce, è lunare, diventa lunare ma senza fare nulla, cioè, era così, era diventato un paesaggio stranissimo, perché c'era e questa ancora non era neve, era ancora la nevicata vera, doveva ancora accadere, e praticamente era diventato tutto, si era amplificato tutto, dopo è venuto la notte, il buio, però per un attimo c'è stato il... E proprio come dicevamo prima, il deserto. Sì. Quindi la scalinata del Campidoglio senza... Anche perché per arrivare su era difficilissimo, cioè era veramente difficoltoso arrivare su, perché non avevano ancora messo il sale, e quindi siamo arrivati su per fare le foto. Quella che si vedeva dopo del Marco Aurelio è stata faticosa da raggiungere. Arrivare lassù è stata un'impresa. Sì, sì. Qui cominciava a nevicare seriamente, sì. Senti, Yara, mi dicevi anche tu delle difficoltà per muovervi. La cosa più difficile, sì, era muoversi, ma anche se stavi fermo in un punto, anche restarci e riuscire a lavorare. Vabbè, questa qua
una foto comoda, l'ho fatta da un balcone, quindi era già la mattina dopo, questa era la mattina successiva, quindi era già passata il momento più critico. No, questa invece era durante, è sempre i punti, diciamo, sì, cartoline belle, però poi se penso alla fatica per realizzarle, e qui sempre su in Campidoglio. E questa è la composizione cromatica che questa dà... sì, questa era bella perché c'era questo arancione, macchia arancione dell'ombrello che staccava con il bianco e il nero di tutto il resto, riprende il palazzo dietro, però poi deserto, così, perché la gente normale stava a casa. noi no, però senti, a questo proposito, per chi fa il fotografo di cronaca, no? Quanto vale l'aspetto estetico, quindi il valore più artistico della foto, e quanto ci si lavora, quanto ci si riesce piuttosto a lavorare, no? Insomma, è non complicato sempre, perché però... comunque non hai i tempi per pensare a un'inquadratura fatta bene a volte, no? Non hai gli strumenti che tanti altri, certo, in tante altre occasioni si possono avere, no? Quindi quanto si riesce però a valorizzare appunto proprio l'aspetto estetico di una foto? Ovviamente dipende appunto dalle situazioni, non sempre, ahimè non sempre, ci stanno quelle situazioni in cui devi portare comunque a casa la foto e lì per lì del lato estetico un po' lo tralasci perché comunque non è prioritario, diciamo, in cronaca non è prioritario, è il momento. Poi appunto, come dicevo prima, io ci tengo molto al lato estetico, però purtroppo i tempi non lo permettono sempre, i tempi, perché comunque c'è sempre qualcuno dalla redazione che ti chiama 6-7 volte, che ti chiede le foto subito e tu magari nel frattempo le stai trasmettendo, quindi stai magari col computer, con l'altra mano stai, è tutto... È perché voi avete tutta un'attrezzatura che portate noi siamo con cablati voi per spedire in qualsiasi noi posto, per spedire in qualsiasi momento. Posto, in qualsiasi orario, poi... magari proprio in quel momento poi non prende la internet, non prende, vagliela a spiegare a chi sta in redazione che internet non prende, è tutto. Quindi il lato estetico sì, io provo nel mio piccolo comunque a starci sempre attenta, non ci riesco sempre, assolutamente. Carlo, e quanto lo chiedono i giornali il valore artistico di una foto? Beh, sicuramente una foto bella è una foto è una foto apprezzata, no? Questa qui non a caso è una luce, la luce del mattino, sì. C'è un controluce, ci sono le silhouette nere. Sembra quasi un dipinto in realtà. Poi noi di cronaca non possiamo utilizzare molti ritocchi, artifici e cose, certo, del genere. La foto deve essere quella, scattate. Sennò passa un signore e dice: ma Piazza del Popolo non era così ieri mattina, l'avete fatta, certo, arancione, perché il lato artistico, no, era quindi così. Per voi Photoshop esiste molto poco, è proprio la base, non possiamo proprio, perché la cronaca e il fotogiornalismo è così. La foto è quella, le luci erano quelle, gli diamo le basi del Photoshop, dopodiché quella, per il solito discorso, se la faccio blu, il signore dice: oh, ieri Piazza del Popolo non era blu. Giusto. E quindi non è più reale. Allora, dalla neve di febbraio passiamo a un'altra tipologia di foto e non ci riferiamo a un momento particolare, ci riferiamo un po' a, diciamo, il clima che abbiamo vissuto quest'anno, no? Un anno di crisi, un anno difficile un po' per tutti, con tantissime manifestazioni, tante persone che sono scese in piazza, tanta gente che ha protestato, e allora le vediamo queste immagini, no? Le abbiamo un po' mischiate. Ecco, per esempio, dalle manifestazioni per l'acqua pubblica, e poi ci sono quelle per il lavoro, quelle dei sindacati, e adesso le scorreremo man mano. Diciamo, ecco, qua c'è una contestazione, questa è la tua, Iara, sì, vero? Sì, che cosa succedeva qua?
qua mi fa sorridere questa foto. Qua era il periodo in cui i gladiatori sotto al Colosseo protestavano perché li volevano spostare per una questione di decoro urbano. Sì. E quindi quel giorno è degenerata, venivamo già da giorni in cui erano già arrampicati, avevano già protestato, e poi quel giorno è degenerata così, in questa rissa tra poliziotti e loro, insomma. Stavamo proprio all'entrata del Colosseo, ma è successo tutto in un attimo, perché c'era un po' di tensione, però insomma stavano provando a negoziare che scendessero quelli che erano saliti. Lì basta stare un metro più là e perdi la rissa. E perdi la rissa, sì. Se la facevano dentro. Ci sono colleghi che se ne sono ancora andati, certo. Perché pensavano che insomma la notizia fosse anche finita. Mm. Però potevamo farla dentro l'arena, sai, che rendeva di più. Se fosse stata dentro l'arena era più... Carlo, il vostro rapporto con le forze dell'ordine, no? Perché voi in tante occasioni state in qualche modo gomito a gomito con i carabinieri, la polizia, soprattutto in questi avvenimenti in cui c'è un ordine pubblico che deve fare il suo lavoro. Sono vostri alleati, vi danno una mano oppure no? Cioè, che rapporto avete? No, noi siamo in mezzo. State in mezzo? Noi siamo in mezzo, quindi, come diciamo sempre, le prendiamo da una parte e dall'altra, cioè dai manifestanti e dalla polizia. È una questione di sicurezza, nel senso, noi dobbiamo documentare quello che succede e nessuno ci protegge. E ovviamente dopo tanti anni che ci vedono, almeno me che sto per strada da tanto tempo, forse perché sto cominciando a diventare anziano, non lo so, allora non sei la giovanissima generazione. Mi conoscono, vedo le generazioni nuove dalle occupazioni dei licei, poi li ritrovo all'università, quindi vedo come cambia la generazione, quindi mi conoscono, mi salutano, alcuni mi amano, alcuni mi odiano, dipende sempre, insomma. E quindi con le forze dell'ordine come... Ci lavoriamo a stretto contatto, perché poi la cronaca nera è quella: quando arrivi c'è un nastro, certo. C'è un limite che non puoi oltrepassare, quindi ti concedono alcune cose non le puoi fare, cioè una sorta di accordo non scritto, per cui alla fine ci si viene incontro per lavorare tutti insieme. Basta sempre rispettare il nostro lavoro, il loro lavoro, e rispettare gli altri, così lavoriamo più tranquilli. Poi è lì che si riconosce il fotografo di cronaca svelto e sveglio. Allora, se non posso fare la foto sotto, suono un portone e vado al terzo piano. Infatti ci sono molte foto che hanno dei punti di vista particolarissimi, no? Questo perché ve le inventate un po' tutte. Il punto di vista più comune, quello della gente in strada, e qui poi veniamo anche a un altro discorso, che magari sta lì, è capitato lì e fa la foto col telefonino, è molto diversa magari da una foto di un professionista che sceglie un punto di vista assolutamente inaspettato, no? Sì, ma lo scegliamo, poi magari a volte non abbiamo la scelta, lo dobbiamo, non lo so, ricordo dei fatti di cronaca nera in cui appunto se c'era, quando è stato l'anno scorso, un morto sul lavoro nel cantiere della metro, da sotto non vedevi niente, certo. Io ho suonato a Piazza Sant'Emerenziana. Io ho suonato una signora che mi ha fatto salire su casa sua e da sopra ho fatto le foto. Quindi a volte non hai nemmeno troppa scelta, cioè o fai quello oppure rimani sotto e non fai altre cose, fai altro tipo di foto. E questo Carlo, volevo fare una piccola riflessione per capire appunto come è cambiato il vostro lavoro nel tempo e come è cambiato con l'avvento della macchina digitale, che consente a tutti di scattare fotografie, no? Quindi consente anche a chi non ci capisce magari assolutamente nulla di obiettivi, di riuscire a documentare un fatto semplicemente perché si trova lì sul posto, no? Cos'è che invece rende una foto professionale rispetto a questo? Allora, la tecnologia sicuramente a noi ci ha rovinato, perché nell'immediatezza c'è chi già ha fatto la foto,
noi dobbiamo, deve arrivare la telefonata, prendere la moto, correre, arrivare, avere una macchina, gli obiettivi, avere tutto quanto e cominciare a capire che cosa è successo, ma ormai già è stato fatto quello che è successo. Allora esce fuori il professionista lì tira fuori la foto dopo, tira fuori l'immagine giusta che racconta, ci parlavamo prima di quell'episodio, di quando c'era la pellicola, tu la prima cosa che facevi quando arrivavi su un posto, questo non a Roma ma in Italia, quando c'erano dei grossi fatti di cronaca, la prima cosa che ti dicevano, prendi i rullini della gente che ha scattato. Sequestra i rullini di tutti comprali, coloro che No, si compravano, chi aveva, l'agenzia che aveva più soldi comprava più rullini. Ah, si barattava proprio, cioè si Hai fatto foto, sì, non lo so, c'è una compattina, queste usa e getta, dammi. Poi dopo si sviluppava o si spedivano direttamente con un passeggero a Roma o a Milano. Però era quella la bravura. Poi dopo, come si dice, poi dopo arrivava il professionista, cioè poi dopo facevi le foto e raccontavi lo stesso quello che era accaduto. Adesso sì, il telefono la fa da padrone, qualche volta la scattiamo pure noi col telefonino di nascosto. Però mi dicevi prima, parlando, mi raccontavi, mi facevi l'esempio, no, dei suicidi che molto spesso accadono nel Tevere, no? Sì, e a volte, anzi ultimamente sempre più spesso, la gente con i telefonini rimane magari sul ponte e fa le foto o dei piccoli video a quello che riesce a vedere, con a quello i bambini che riesce vicino, a catturare, sì. Sempre con quelli i bambini che poi vicino, ci dicono sciagalli, no? Sempre quelli che poi dopo hanno infatti, da protestare. Infatti diventa quella l'attenzione. Diventa quella poi la notizia, la notizia, no? È quella, l'ultima, sì, dell'isola Tiberina, c'era il ponte, che come si chiama? Ponte Garibaldi. Il ponte Garibaldi, completamente pieno di gente. Sì. Con i telefonini e con i bambini che guardavano. E quindi a quel punto la vostra foto è diventa quella, riprendere, sì, loro. Beh, sì. Perché è un fatto alla fine di proprio di cambiamento culturale, insomma, sì, di costume, di mentalità, sì, cioè, testimoni quello che è la mentalità della gente alla fine, no? Spesso, cioè è sempre così, ti giri e vedi il telefonino e come dice Yara sono gli stessi che ti dicono sciacallo, voi il vostro lavoro fate schifo, e intanto registra. Allora andiamo avanti con le foto e vediamo più speditamente. Ad aprile due avvenimenti abbiamo selezionato: il 26 aprile due treni dell'Eurostar, uno proveniente da Milano, l'altro dal Salerno, si scontrano per fortuna a una bassa velocità proprio all'ingresso della stazione Termini, tanta paura naturalmente tra i passeggeri, ma fortunatamente non ci sono conseguenze gravi. Ecco qua le foto all'interno della stazione. In questo caso voi avete a che fare con un ambiente che è limitato, no? Perché sì, comunque sul posto non si può arrivare e ci sono tanti divieti, tanti limiti imposti comunque da una struttura che decide, insomma, non siete in mezzo ad una piazza e quindi non potete muovervi liberamente, no? Come si fa in questo caso, Yara? Io nello specifico quel giorno litigai con tutti, con chiunque incontravo sulla mia strada io ho litigato. Perché si fa così di solito. Di solito si fa così. No, poi si fanno, nel senso che sì, è una stazione, nelle stazioni come nelle metro è vietato per questioni di sicurezza fare le foto. Dopodiché c'è anche una linea sottile che poi ognuno sposta a suo piacimento, che sta tra il diritto di cronaca, certo, e il fatto che io comunque devo raccontare e questi divieti. Quindi io alla fine quel giorno ho litigato, andavo a livelli, no? Passavo un binario, cioè, litigavo e poi passavo all'altro, finché alla fine sono riuscita ad arrivare dove volevo e ho fatto quello che ho fatto, insomma, ho fatto il mio lavoro e non è stato facile perché poi comunque ti continuano a dire stai indietro, stai avanti, fai questo, fai quello, però poi alla fine si fanno, ecco. L'altra notizia invece è quella che ci porta all'omicidio di Simonetta Cesaroni, perché è accaduto proprio il giorno dopo, era il 27, lo scontro di treni il 26, il 27 aprile arriva la sentenza della Corte d'Assise d'Appello che
assolve Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta, che era stato condannato in primo grado. Una sentenza che è stata accolta ovviamente con grande favore, insomma grande gioia da parte della famiglia di Raniero e soprattutto della moglie. E voi avete, sono le tue mi pare, sì, Carlo, sì. Le immagini le vediamo velocemente, ripreso proprio questo abbraccio di Raniero Busco e della moglie Simonetta, che insomma in un momento di grande gioia, no? Lì le foto all'interno del tribunale? No, quelle sono fuori casa. Ah, sono fuori casa. Quella è stata una corsa folle in moto dietro la sua macchina. Ah. Perché lui tornava a casa e quindi lo vedevi tornare a casa libero. Quindi c'era una specie di comitato di accoglienza che l'aspettava fuori, ma ti dico, una corsa folle anche perché abita sulla Nagnina, lontanissimo. E quindi sono sceso col casco, tutto sembravo un postino, e c'è stato questo abbraccio liberatorio con la moglie e con la famiglia, con insomma. La famiglia, sì. Vediamo, riusciamo a vederle queste foto? No? Allora andiamo avanti perché purtroppo abbiamo poco tempo. Allora, maggio, il caso Orlandi, il 14 maggio che cosa succede? Che nella Basilica di Santa Polinare viene aperto il sarcofago del boss della Magliana Renatino De Pedis. Allora, una storia che ormai va avanti da tanti anni e tra l'altro durante l'anno è tornata anche alla ribalta, all'attenzione, la vicenda di Emanuela Orlandi, a cui in qualche modo il boss, la banda della Magliana sembrerebbe legato, anche se ancora non si sa bene come, da un filo rosso. Quindi da una parte le manifestazioni che si sono susseguite durante l'anno per ricordare Emanuela e insomma gli appelli che sono stati rivolti al Papa Benedetto XVI, dall'altro poi questo epilogo, se vogliamo definirlo così, di questo trasferimento, questa traslazione della salma di Renatino De Pedis dalla Basilica di Santa Polinare, cosa che insomma ha attirato ovviamente l'attenzione, le telecamere, mi sa che c'era proprio la folla lì quel giorno a Santa Polinare. Sì, fuori sì. C'era una folla. Queste qui sono della manifestazione. Queste le manifestazioni. Giorni prima o addirittura mese prima, no, sempre lo stesso mese, l'inizio del mese. Che c'era era uscita appunto la polemica. Ce ne sono state diverse, sì. Infatti, e di manifestazioni. Qui era l'intitolazione, volevano intitolare la piazza alla Emanuela. E sì, qui c'erano i parenti di Emanuela. E c'era Pietro Orlandi, le sorelle. Le sorelle, sì. E poi dopo è arrivata la notizia della salma che veniva portata via. Lì abbiamo avuto grosse difficoltà perché era una chiesa chiusa. Lì si ha Santa a che fare Polinare, con lo Stato Vaticano. Era quello che hai visto, un cancello. Altro che la stazione Termini. No, proprio si sparano nell'extraterritorialità. Era un cancello con una fessura. Infatti, ricordo che anche le immagini che abbiamo fatto noi erano semplicemente il cancello della basilica, perché non c'era assolutamente verso. Ma non esistono le foto, cioè esisteranno, ma non sono state mai pubblicate, non sono state mai diffuse le foto proprio degli esami che sono stati fatti. Probabilmente la polizia scientifica. Sono quelli che la scientifica fa, e basta, sì. Però voi fotografi non siete riusciti a entrare proprio all'interno della basilica. Forse qualcuno col telefonino l'ha fatto. Forse è probabile. Allora, andiamo al mese di giugno a questo punto il grande caldo, perché abbiamo visto la neve, abbiamo visto le fotografie del mese di febbraio e adesso siamo arrivati al periodo che stiamo vivendo, quindi il grande caldo, i 40 gradi che ci ha portato questa estate romana, e qui le foto sono quelle appunto dei ragazzi che finiscono la scuola. E Carlo, raccontami un attimo queste foto, perché queste sono fatte con un'apparecchiatura particolare, giusto? Sì, questa è una macchinina piccolina subacquea che si può mettere appoggiata sopra, sotto, si attacca da tutte le parti, e l'ho messa nella fontana della Rapacis. Questa dentro questa che è Piazza di Spagna, sì, questa è la Piazza di Spagna. Eh sì, è una macchinina piccola subacquea, divertentissima, così non si bai, perché quelle che abbiamo si riempiono d'acqua, di polvere, di neve,
Adesso c'è questa qua che puoi mettere, questi sono sempre i gavettoni con i gavettoni della fine dell'anno. Sì, sempre, quindi fine scuola e comincia l'estate, quindi è questa, Piazza Mazzini. Farina e... sono sempre ricercatissime le foto sì. dell'acqua e del caldo. Queste invece sono tue, Yara? Sì. Questa è di Yara. Sì, questa era doppia utilità, sia caldo, perché vabbè, lei è vestita. E poi avevano appena restaurato la balconata del Pincio, quindi... Una foto molto estiva. Una foto comunque. Estiva, sì, una foto estiva. Allora, eccolo qua, il ponte dello Ostiense, un'opera che è stata... che è stata inaugurata sempre nel mese di giugno dopo tanti anni di lavoro, è stato insomma un grande evento e queste sono foto anche in qualche modo spettacolari, no? Un altro genere ancora, la fotografia dell'urbanistica e poi insomma gli operai lavoro e Alemanno. Cosa si coglie in questi casi? Cosa c'è? Quali sono le cose più interessanti in questi avvenimenti? Di queste strutture architettoniche mi piace tanto, a parte fare le inaugurazioni, vederle, giocarci, poi girarci intorno, perché vedi come cambia la città, no? Vedi queste nuove... Questa sembra una spina di un pesce enorme che sta sulla città, quindi sulla Garbatella. Quindi una prospettiva diversa, i punti di vista. Sì, è bello, come si dice, è bello, può essere bello e brutto da vedere, perché poi architettonicamente non... A me piace molto questo ponte, a dire la verità, esperto, però poi insomma sì, è gusto. Però mi affascina questa cosa strana che passa in mezzo ai palazzi di Garbatella, praticamente. Allora, siccome siamo in chiusura, un'ultima domanda. A chi vuole fare questo lavoro? Un consiglio e qual è la cosa più bella di questo mestiere? Yara e Carlo. Io non penso di essere in grado di poter dare consigli, se non di insistere se lo si vuole veramente, cioè se è quello che si vuole veramente. E la cosa più bella è stare per strada, cioè conoscere, è vedere il mondo, vedere la città e vedere quello che gli altri non vedono e quindi comunicarlo attraverso le immagini, questa è la cosa più bella. Carlo? Stavo vedendo queste... Sì, stiamo scorrendo, queste sono gli europei, Circo Massimo. Il consiglio che posso dare io è questo, cioè tu stai lì, stai lì, poi domani stai... sul ponte della Garbatella, stasera sto sul ponte, questo è il ponte della musica, della moda. Sto alla moda, poi passo, è bello per quello, cioè bello per quello perché vedi, incontri, parli e poi ogni tanto stai per conto tuo e vai a fare la foto quella bella che ti piace ancora di più, ma per te, però qua. Il lavoro nostro è questo, sì, bello fai tutto, c'è tutto. C'è veramente tutto. C'è la vita nei suoi diversi aspetti, sì. E forse in nessun altro lavoro come esatto. In chi racconta per strada può sperimentare una varietà così numerosa di proprio di momenti, no? Allora, io vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi, grazie per queste foto con cui abbiamo raccontato quest'anno appena trascorso e vi saluto qua perché l'ultima puntata, questa di Metropolis, allora naturalmente devo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me in questo anno, le due squadre di regia, gli operatori che stanno dietro le camere, la grafica e poi ancora i montaggi, grazie a tutti davvero per la collaborazione, a voi che ci avete seguito numerosi da casa e l'appuntamento è per settembre per una nuova stagione di Metropolis. Grazie, buona serata.